Buongiorno a tutti, ovvero a tutti quelli che si metteranno, dedicheranno insomma 15-20 minuti del loro tempo alla visione di questo webinar che abbiamo organizzato con l'obiettivo di dare qualche informazione, semplice informazione, per un corretto comportamento da parte di tutti coloro che frequentano il nostro Ateneo, studenti, personale amministrativo, personale tecnico, docenti, dicevo, una corretta comportamento nei confronti di quelli che sono i rischi connessi col quadro dell'epidemia Covid-19. Lo faremo in modo estremamente semplice, estremamente, come dire, finalizzato. Per raggiungere quell'obiettivo di dare a tutti quella consapevolezza che come dire, un atteggiamento corretto non è solamente utile a se stessi, ma è utile a tutti coloro che poi con cui andremo ad interagire, con le nostre famiglie, con magari con pazienti anche cosiddetti a rischio che troviamo nelle nostre famiglie, ma comunque con i nostri amici, ma anche con ovviamente i nostri colleghi di lavoro o i nostri colleghi studenti. Quindi questo è un pochino l'obiettivo e lo faremo facendo domande ai colleghi che adesso vi presenterò. Io prima di tutto mi chiamo Orazio Cantoni e sono il direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari. Qui a fianco a me, a lunga distanza, per cui possiamo permetterci di non utilizzare le mascherine, abbiamo il professor Magnani, che è professore ordinario di biochimica e presidente della Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche. Proprio dall'altra parte della stanza vedo il professor Sestili, che è un farmacologo, professore ordinario di farmacologia e che da tempo, diciamo, si interessa molto agli aspetti, ad aspetti diversi legati appunto all'epidemia, ma in particolare ovviamente a quanto concerne la terapia. Poi, di fronte a me, dall'altra parte della stanza, sempre vedo il professor Brandi, che è ordinario di igiene e presidente della Scuola di Scienze Motorie. Quindi io inizierei subito con il professor Brandi facendo una domanda, come dire, estremamente semplice da cui necessariamente dobbiamo partire. Gli chiedo innanzitutto qual è il quadro epidemiologico di questo momento nel nostro paese, magari anche se ha qualche indicazione nella nostra città o comunque nella nostra regione. Cercando anche però di dare a tutti una chiave interpretativa delle informazioni che riceviamo, per esempio in televisione o nella stampa, del significato, delle informazioni che riceviamo relativamente al numero di decessi piuttosto che al numero di persone che risultano infette. Giorgio. Se vogliamo dare dei dati a livello nazionale, attualmente noi abbiamo più di 50.000 positivi al coronavirus. Ma abbiamo anche più di 200.000 guariti, i deceduti sono quasi 40.000. In totale abbiamo avuto più di 300.000 casi. C'è una cosa da sottolineare, che noi come paese siamo al 19° posto per i casi totali, purtroppo siamo al 5° posto per la mortalità, quindi una differenza che è legata a come è anche insorta l'epidemia in Italia e come si è velocemente diffusa nella prima fase. Siamo all'università, la nostra università è una università che ha più del 50% di studenti che vengono da fuori regione, quindi è molto importante conoscere anche la situazione epidemiologica italiana, oltre che quella locale, che in qualche modo ricopia quella delle Marche e di altre regioni del centro Italia. Abbiamo avuto un aumento di questi casi in questi ultimi giorni, aumento contenuto, ma c'è una spiegazione. Innanzitutto, noi eravamo molto ottimisti perché pensavamo a questa epidemia come un po' quella dell'influenza. L'influenza a marzo scompare, il coronavirus invece non è scomparso, è rimasto. E degli atteggiamenti e delle situazioni che si sono verificate, specialmente nel periodo estivo, assembramenti vari e viaggi, ritorni da zone con alto tasso di incidenza, hanno contribuito a questo aumento, anche se contenuto, grazie anche alle misure di prevenzione che comunque in Italia hanno funzionato molto bene durante il lockdown e continuano anche adesso a funzionare, anche
anche se non in maniera ottimale. Non in maniera ottimale perché, e questo può essere anche motivo di successiva discussione, purtroppo non tutti seguono le regole. Le regole ci sono, ma non tutti purtroppo le seguono. Noi adesso stiamo vedendo un po' quella che possiamo chiamare l'onda lunga di quello che è successo nei mesi di agosto rispetto agli assembramenti. Voglio dire che non hanno aiutato molto alcune informazioni che sono venute anche da enti istituzionali, in alcuni casi anche dall'OMS, guardate le mascherine, no? Prima non si potevano non essere usate, eccetera, eccetera. Poi usate anche informazioni che sono, soprattutto quello relativo agli asintomatici, che secondo me questo è stato un punto critico. Cioè inizialmente gli asintomatici venivano considerati non contagiosi e in realtà lo sono stati. C'è stata comunque una certa confusione. Quello che è molto importante è la comunicazione. La comunicazione oggi su quelli che sono tutti i sistemi di prevenzione e di protezione da questa infezione, ma non solo questo, anche quello che riguarda la comunicazione e la formazione. Ricordo che molti sono consapevoli magari dei rischi che corrono, ma sono poco consapevoli dei rischi che possono invece portare agli altri, ai soggetti che sono a loro vicini, da compagni, diciamo, nel lavoro, nelle famiglie, soprattutto se questi sono anziani. Quindi la prevenzione è molto importante, quello che stiamo anche si sta facendo molto in Ateneo, dando tutte le informazioni possibili e immaginabili su come prevenire e come in qualche modo evitare questo contagio. Grazie al professor Brandi, non solo per aver dato una risposta, come dire, molto esaustiva, ma anche per aver anticipato alcuni degli argomenti che adesso diventeranno oggetto della nostra discussione, cercando di sviscerare ognuno di quegli aspetti importanti che ha toccato. Ha fatto riferimento ai dispositivi di protezione. Allora io chiederei al professor Sestili di darci qualche indicazione, ecco, però prima sulle mascherine, quindi sul concetto del distanziamento fisico, però prima di questo gli ricordo che anche lui, come me, sapeva perfettamente che il fumo era dannoso e quando eravamo giovani queste informazioni, tendiamo a sottovalutarle, no? La gioventù ci dà quel senso di onnipotenza che fa pensare che i problemi siano sempre per gli altri. Ecco, allora, magari dopo entreremo meglio su questi aspetti, però cominciamo col dire che per tutti, appunto, questi dispositivi rappresentano un elemento utile, come si diceva all'inizio, nei confronti di se stessi, ma anche del contesto in cui viviamo. Grazie. Grazie professor Cantoni, l'assist che mi dà è fondamentale perché il concetto di dispositivi di protezione individuale devono essere considerati non come dei dispositivi unicamente per proteggere se stessi, ma per far parte di un circuito di protezione dove sostanzialmente la nostra cautela va a beneficio del prossimo. In questo contesto la parola finale sulle mascherine possiamo già darla oggi. Purtroppo c'è stato, ricordate, un periodo di lunga confusione sulle mascherine dove in sostanza ci si è molto avvitati sulle diverse tipologie di mascherine FP1, FP2, FP3, mascherine chirurgiche, N95, senza addentrarci in questo labirinto di tipo tecnico. Quello che possiamo senz'altro dire è che l'adozione della mascherina, che è più delle volte la semplice mascherina chirurgica, non protegge dalla trasmissione del virus in maniera completa, perché i virus sono delle particelle molto piccole. Sappiamo però che il virus spesso viene veicolato da queste goccioline che con un inglesismo chiamiamo anche noi droplet, che effettivamente vengono rallentate o ridotte dall'indossare la mascherina, anche chirurgica, che quindi va portata in tutte le occasioni nelle quali c'è il rischio e c'è la certezza di incrociare delle persone appena al di sotto o vicino alle distanze di sicurezza che vanno anch'esse rispettate. Per le distanze di sicurezza nelle nostre aule, nei nostri ambienti, sono previste
no, è prevista l'osservanza delle regole aule, del distanziamento, che sono almeno un metro, ma meglio che sia un metro e mezzo anche nelle valutazioni interpersonali, perché si abbassa sempre il rischio di trasmissione. L'altra regola fondamentale, una volta che si indossano queste mascherine, che peraltro vanno cambiate con una certa frequenza in funzione delle ore in cui sono state indossate, la disinfezione delle mani è fondamentale, questo lo dicono tutti, e nelle nostre aule i dispenser sono oramai quasi ubiquitari, quasi direi in sovrannumero, ma è meglio sabundare quando efficere. E poi c'è il tema che in determinati ambienti che possono essere particolarmente frequentati, come gli aeroporti, le stazioni, che sono dei luoghi che chi proviene da fuori, come tanti studenti e colleghi, possono frequentare, potrebbe essere utile anche utilizzare i guanti, posto che il guanto deve essere trattato come se fosse la pelle delle mani nuda, cioè non possiamo tenere il guanto così, per 8 ore senza ripulirli, senza prestare un po' di attenzione alla loro igiene, altrimenti diventano dei veicoli. Osservare queste norme è fondamentale perché una collettività possa continuare in una vita sostanzialmente normale senza incappare negli incidenti di percorso che sarebbe ad esempio l'individuazione di un cluster o di un focolaio. Grazie Piero. Tornerei dal professor Brandi, da Giorgio, come dire, per chiedere una riflessione su un aspetto importante che emerge da quello che dice appunto il professor Sestili relativamente all'importanza di usare con attenzione tutti i dispositivi di protezione e di farlo in modo evidentemente corretto. Ci sono molte motivazioni per questo, no? Però la prima che mi viene in mente è riferibile al fatto che noi possiamo anche eventualmente contagiarci senza rendersene conto. Il problema è che peraltro tu avevi già anticipato relativamente agli asintomatici. Questo è un problema molto grande. Ti chiedo la cortesia di, ecco, mettere in evidenza gli aspetti che stanno dietro questo problema. Beh, questa è una domanda veramente interessante, veramente importante, quella sugli asintomatici. Allora, partirei da un concetto che è quello del pericolo percepito e del pericolo effettivo. Ecco, noi il pericolo percepito magari è solo quello da un malato e non magari quello da un asintomatico, che invece è un pericolo che noi non conosciamo, o la maggior parte delle persone non conoscono, non se ne rendono conto. Uno dei dogmi nell'epidemiologia è che il portatore asintomatico sono ideali per il contagio, per la diffusione della malattia, proprio perché sono infettivi, ma diciamo, possono contagiare, ma noi non li conosciamo e questo succede anche per il coronavirus. Inizialmente, purtroppo, dico purtroppo anche da fonti ufficiali, anche fonti del Ministero, se non anche dall'OMS, inizialmente si era dato poco peso agli asintomatici, anzi, gli asintomatici quasi non erano ritenuti importanti. Oggi invece abbiamo evidenze che dicono esattamente il contrario. Sono molto importanti, chiaramente poi c'è un discorso di carica virale, c'è un discorso di variabilità individuale, però chi ha diffuso, soprattutto inizialmente, questo contagio sono stati anche e soprattutto gli asintomatici. Là nelle zone di Bergamo dove sono esplose queste epidemie, noi vedevamo all'inizio la punta dell'iceberg, cioè vedevamo i malati, sempre più malati, ma perché? Perché alla base c'era una vasta percentuale della popolazione che erano asintomatici, ma che potevano trasmettere l'infezione. E quindi l'asintomatico, basti pensare all'AIDS, no? Che è stato una un'altra pandemia, ecco, l'asintomatico è stato il soggetto che ha contribuito maggiormente alla diffusione della malattia. E così anche per il coronavirus. Per questo il pericolo percepito è più basso del pericolo effettivo, che è legato anche alla presenza di questi soggetti asintomatici. Poi c'è una discussione
discussione molto aperta di quanto contagia, della carica virale, come diceva il collega Sestili, anche del distanziamento. Sicuramente quello che oggi sappiamo è che dobbiamo monitorare non più i malati o comunque le persone sintomatiche come era all'inizio della pandemia, ma dobbiamo monitorare, poi questo lo spiegherà bene il professor Magnani, anche i soggetti asintomatici. Appunto, il professor Magnani che ha fatto cenno di voler intervenire, però io gli chiedo di ampliare questo suo intervento, come dire, enfatizzando l'importanza della virtuosità del comportamento di ognuno di noi, dello studente, del dipendente, del professore o impiegato. Cioè, tutti noi con un comportamento virtuoso facciamo, come dire, diamo un contributo importante alla struttura in cui svolgiamo la nostra attività. Sì, volevo inizialmente intervenire per ricordarci reciprocamente che molta della sintomatologia di questa infezione in realtà può essere confusa con altre condizioni, per cui per essere certi di si tratti di una infezione da Covid è necessario fare un test, e questo è fondamentale. Che tipo di test? Abbiamo sentito anche qua tante espressioni, tamponi molecolari, tamponi rapidi, tamponi antigenici, CLIA, eccetera. In estrema sintesi, che cosa significa? Questo virus ha praticamente due componenti biochimiche essenziali, un acido nucleico, cioè un RNA, e delle proteine. Per fare diagnosi noi andiamo a cercare o questo acido nucleico, i famosi tamponi molecolari, oppure andiamo a cercare le proteine di questo virus. Questo virus, quando ci ha infettato, induce anche una risposta immune, per cui noi possiamo anche cercare nel nostro organismo se sono presenti anticorpi contro questo virus, e qui di nuovo abbiamo test rapidi per cercare la nostra, identificare l'estensione, la quantità della nostra risposta immune e anche la durata della nostra risposta immune. Ecco, tutto questo va utilizzato con criterio, non si può ovviamente fare test molecolari a tutti una volta ogni due giorni e non si può nemmeno immaginare che tutto il sistema sanitario possa semplicemente occuparsi di fare testing di persone. Allora qua sono necessari dei criteri. L'Ateneo di Urbino ha attivato delle procedure, per esempio, prima di tutto proponendo su base volontaria, ma invitando molto caldamente tutto il proprio personale, tutto sia docente che tecnico amministrativo, tutti gli studenti che frequentano i laboratori, a sottoporsi a un test semplice, rapido, per un primo livello di screening. Successivamente la stessa università ha offerto, nel caso di positività a questi test rapidi, l'accesso immediato allestendo un proprio laboratorio molecolare interno, il COVID Lab. Allestendo questo laboratorio permette di ottenere una risposta nella stessa giornata o al massimo nelle 24 ore su un test molecolare. In pratica è possibile discriminare se si tratti di una reale infezione. Ecco, tutto questo ovviamente non basta, perché è fondamentale il comportamento di ciascuno di noi, comunque e in ogni caso, anche quando siamo in presenza di una sintomatologia in assenza ancora di una diagnosi. Noi in Ateneo abbiamo, grazie alle procedure che sono state attivate da una rete importante di consulenti e di persone interne che sono occupate di questo caso, abbiamo attivato delle modalità con le quali, qualora ci sia la segnalazione di un caso, e questo è successo, uno studente in un laboratorio tornando a casa si è accorto di avere un certo tipo di sintomatologia riconducibile a un'infezione da Covid, successivamente questa è stata confermata dal proprio struttura sanitaria, immediatamente l'Ateneo ha identificato tutte le persone che erano state in prossimità
della persona infettata, le ha segnalate alle strutture sanitarie, ha attivato un programma di screening con tampone questa volta, immediatamente, su tutte le persone che erano anche indirettamente, comunque avevano lavorato nella stessa infrastruttura. Ecco, questo ha permesso di far sì che la struttura non venisse chiusa, che tutte le persone fossero state rassicurate e quindi potessero continuare ad operare in serenità, nonostante il rischio che è sempre presente, che è sempre possibile avere a disposizione di ciascuno di noi, quando una struttura alle spalle ci tutela come in questo caso. Bene, grazie Mauro. Visto che citi appunto i test per la diagnostica dell'infezione virale, si parla molto di tante tipologie di test. Tu ne hai nominate alcune, hai fatto riferimento a tamponi, mi sembra. Comunque, ti chiederei di darci una rapida panoramica su anche come vengono effettuati questi test, ma soprattutto di sottolinearne appunto la cosiddetta specificità e selettività, ovvero la capacità di un determinato test di rilevare il virus, magari non confondendolo con qualche altro microrganismo, piuttosto che la capacità di rilevare diciamo l'infezione virale anche laddove il titolo virale non sia particolarmente elevato. Come si realizza la diagnostica nel senso che è stato appena descritto, cioè di un tampone? Cosa intendiamo per tampone? Sostanzialmente dobbiamo fare un prelievo che normalmente è localizzato nel cavo orofaringeo oppure nelle cavità nasali attraverso uno specifico attrezzatura, chiamiamola così per capirci, che assomiglia molto ad un cotton fioc, anche se vi assicuro non è esattamente così, e deve essere fatto nel modo più opportuno. All'inizio molti positivi venivano persi perché questi tamponi non venivano eseguiti nel modo corretto, quindi ci vuole del personale che sappia farli e farli con attenzione. Dopodiché arriva in laboratorio, si estraggono in questo caso gli acidi nucleici, l'RNA del virus se presente, e anche degli acidi nucleici della persona, tipici della persona. A cosa servono? Servono per capire se effettivamente il nostro prelievo è valido e, nel caso sia valido, se è presente l'RNA del virus. Questi test ci danno moltissime informazioni e sono certi, affidabili e al tempo stesso specifici. Invece i test che sono basati sugli antigeni hanno una minore sensibilità di questi test. Sono dei test che vengono fatti cercando le proteine del virus e quindi non sono più test molecolari che vanno a cercare un acido nucleico. Cercare le proteine si fa con diverse metodologie, ma ribadisco, in termini di sensibilità, purtroppo, pur essendo molto più rapidi, sono meno sensibili. Sono però specifici anche questi. Infine c'è un terzo tipo di test, che è quello che è stato più ampiamente usato, che è quello che ricerca gli anticorpi contro le proteine del virus che il nostro organismo ha prodotto a seguito di un contatto con il virus stesso. Questi anticorpi possono essere di nuovo indagati e quantificati con test rapidi, e ripeto, questa è la modalità più semplice, con quelli che vengono comunemente definiti dispositivi saponetta. Basta una goccia di sangue dal polpastrello di un dito, non è assolutamente cruento, e in 15 minuti si ottiene una risposta. Nel caso di positività però è opportuno sottoporsi a un tampone, perché di nuovo anche questi test non hanno un'elevatissima sensibilità e necessitano pertanto di conferma con un tampone molecolare. Bene, e a questo punto torno dal professor Sestili, a cui chiedo di darci delle indicazioni sulla sintomatologia, ovvero insomma di descrivere, senza evidentemente avere allarmismi, ma in ogni caso quelli che sono
come si manifesta la patologia. Poi magari, senza interrompere di nuovo con un'altra mia domanda, direi di passare subito al professor Brandi, ai cui chiederei di illustrarci che cosa prevedono, diciamo, i nostri modelli di gestione del rischio Covid, che cosa prevedono in termini di intervento, laddove possa essere identificato uno studente, un membro del personale docente piuttosto che un docente che presenta queste sintomatologie che ci indica appunto Piero. Sì, chiaramente facciamo riferimento alla sintomatologia all'esordio, non a quella che si manifesta nei casi severi e complicati. E, Covid purtroppo come sintomatologia in termini di intensità, frequenza dei sintomi e tempistica con cui si presentano è abbastanza, come dire, confusa. Il tema qual è? Il tema è che abbiamo una serie di sintomi che compaiono con più frequenza. Tra questi il sintomo principe probabilmente è la febbre, la temperatura che si innalza di sopra di 37,5 gradi, che può essere accompagnata con uguale frequenza a un senso di malessere generalizzato. La comparsa la scomparsa dell'olfatto e del gusto può essere un altro sintomo che accompagna l'esordio di Covid. Nel tempo potrebbe non spegnersi la febbre, potrebbe cominciare a comparire un impegno delle vie respiratorie maggiori, in particolare con la tosse. È una tosse poco produttiva, e quindi con poco muco, poco catarro, è caratterizzata da episodi anche violenti. Ma ecco, rimanendo sui sintomi d'esordio, che sono quelli che ci interessano maggiormente, questi sono, ripeto, febbre, senso di malessere generale, perdita d'olfatto e perdita di gusto. Quando si manifestano non c'è una tempistica specifica, sono anche sintomi che, come si diceva prima, possono essere confusi con i sintomi di un'influenza, un banale raffreddore o le famose parainfluenze. Quindi la regola da rispettare per se stessi e per gli altri, di nuovo, qual è? Quella di un principio di cautela, e di responsabilità. Cioè dire che in questo periodo specifico, se si avverte la comparsa anomala di uno di questi sintomi, è bene evitare di frequentare luoghi frequentati da altre persone. Facciamo l'esempio specifico degli studenti. I nostri studenti vengono a lezione in Ateneo. Nel momento in cui prenotano la presenza in aula, fanno una sorta di autodichiarazione, anzi una autodichiarazione di assenza di sintomi, e il giorno dopo vengono in aula. Se in quel lasso di tempo dovesse comparire uno dei sintomi ai quali ho fatto riferimento, un principio di cautela e, se vogliamo, anche di generosità nei confronti degli altri e dell'Ateneo vorrebbe che quel giorno poi non si va a lezione. Dopodiché, ne parleremo dopo, si osserva e si tiene con attenzione la memoria e il registro della possibile evoluzione dei sintomi, che per fortuna nei giovani spesso non evolve verso i quadri più impegnativi e complicati. Quindi il consiglio, il suggerimento, di nuovo a beneficio di tutti e di questa collettività dell'Ateneo Urbinate, è che quando questi sintomi, uno qualunque di quelli che ho detto, comincia a evolvere, ho tralasciato la diarrea che può essere uno dei sintomi che accompagna l'esordio della malattia, alla presenza di questi sintomi è bene da subito attenersi a un criterio di cautela ed evitare di recarsi nei luoghi di comune frequenza. Bene, allora, ecco, riprendo quello che ha appena detto il professor Sestili sui sintomi. Che cosa succede se durante una lezione uno studente presenta dei sintomi o anche il docente presenta dei sintomi? Bene, noi come università abbiamo ripreso le lezioni in presenza, ma anche le discussioni delle tesi, quindi l'università si è attivata in questo senso dando delle procedure ben specifiche. Allora, se durante la lezione uno studente avverte febbre o comunque la sintomatologia che ha appena detto il collega, bene, si ferma la lezione, ogni struttura ha allestito
una stanza, diciamo proprio per il soggetto potenzialmente Covid, quindi lo studente viene accompagnato dal docente o dal tutor in questa stanza, viene chiamato il 118 con il quale l'università ha fatto una convenzione, viene preso in carico dal 118, viene portato in genere nella sua stanza, se è uno studente che alloggia qua a Urbino o a casa sua, e a quel punto viene preso in gestione dall'ASL, quindi medico di base, contatta il medico di base e quindi tutta la parte che riguarda il dipartimento di prevenzione, quindi tampone e via dicendo. Cosa succede se il soggetto è negativo? Niente, il soggetto passa i sintomi e torna a lezione. Cosa succede se invece lo studente risulta positivo? Beh, c'è la tracciabilità e quindi, diciamo, per forza di cose verranno fatti dei tamponi anche ai soggetti che sono stati a stretto contatto. Cosa succede se il docente si sente male? Beh, abbandona l'aula, e in questo caso non è necessario, a meno che non ha dei sintomi molto gravi, che venga accompagnato a casa, vada solo a casa e in questo caso che cosa succede? Deve contattare il suo medico di base e poi anche qui si attiva la stessa procedura. La stessa cosa avviene se questa situazione si verifica durante una seduta di laurea o comunque in altre situazioni analoghe. Ecco, questo è molto importante. Bene, a questo punto farei una domanda ancora a Giorgio Brandi relativamente al senso che ha questa indicazione che sentiamo nei media spesso, che ci esorta alla vaccinazione anti-influenzale. Perché si suggerisce? Magari in alcuni ambiti si suggerisce anche la vaccinazione anti-pneumococcica. Per quale motivo? Bene, allora è importantissima la vaccinazione anti-influenzale e anche anti-pneumococcica per i seguenti motivi. Queste infezioni colpiscono l'apparato respiratorio, debilitano fortemente il soggetto e sono tipiche dell'età soprattutto adulta e anziana, cioè delle persone più fragili. Non a caso entrambe le vaccinazioni sono fortemente consigliate negli over 65. Da quest'anno l'anti-influenzale anche negli over 60. Consigliate vuol dire che sono anche gratuite. Aggiungo che per quello che riguarda anche i docenti, anche sotto i 60 anni, siccome sono esposti a un rischio e sono considerati alla stregua di altri operatori come le forze dell'ordine, eccetera, il vaccino è gratuito. Questo però lo dico con una riserva, siccome queste cose dipendono molto dalla sanità regionale, può anche darsi che in alcune regioni è così, in altre no. Però è molto importante, quindi consiglio ai docenti anche di informarsi sulla vaccinazione. Quindi debilitando il sistema immunitario è uno dei primi motivi per cui va fatto il vaccino antinfluenzale, cioè poi l'infezione da coronavirus si potrebbe sovrapporre a questo, quindi aggravare notevolmente il quadro clinico. L'altro vantaggio di fare il vaccino antinfluenzale è che, vaccinandosi noi non contraiamo l'infezione, anche se questo non è in termini assoluti, perché una sintomatologia lieve in un certo numero di soggetti si potrebbe anche manifestare. Però considerando lo scorso anno abbiamo avuto 8 milioni di soggetti con l'influenza, fortunatamente l'influenza è sparita con l'inizio del Covid, ecco, questo aiuterebbe molto nel diagnostico o ancora meglio nel fare una diagnosi almeno iniziale, non confondendo i sintomi tra il coronavirus e l'influenza. Quindi ci sono due motivi molto importanti per vaccinarsi. Al professor Sestini chiedo invece delle indicazioni sulla terapia, ovvero come si comporta. Una volta, prima Brandi si diceva che a diagnosi effettuata il paziente va in carico del sistema sanitario e quindi si attiva un meccanismo di allerta al medico curante e poi eventualmente in funzione dell'evoluzione ci possono essere situazioni diverse. In ogni caso, ecco, magari se ci dai anche qualche accenno su quelle che sono le evoluzioni positive rispetto a un passato recente dove purtroppo l'intervento terapeutico non è risultato così efficace.
Il tema della terapia è un tema assolutamente centrale nella vicenda Covid e come ben diceva il professor Cantoni, che prima di tutto è un farmacologo, c'è stata un'evoluzione importante in questo settore. E, l'esperienza di questi mesi ha fatto sì che dalle tante proposte che erano emerse originariamente di trattamento di Covid, alla fine siamo arrivati a fare una sintesi. Meno farmaci di quelli che ci si aspettava potessero essere effettivamente efficaci, però quelli che sono rimasti sono efficaci. E mi riferisco in particolare a quelli che possono essere utilizzati con vantaggio nelle fasi iniziali, perché poi la fase di ospedalizzazione non è argomento che ci interessa e non vogliamo neanche pensare a quell'eventualità. E i farmaci che sono emersi per la terapia precoce, per così dire, o domiciliare, sono attualmente gli antinfiammatori non steroidei per gestire appunto febbre, tosse e i sintomi, insomma, che in qualche maniera fanno assomigliare questa patologia all'influenza o alle sindrome parainfluenzali, alcuni antibiotici che possono essere anticipati a discrezione del medico, poi questo aspetto lo diciamo subito dopo, per trattare le cosiddette superinfezioni batteriche, e alcuni prodotti per alcuni farmaci che servono per la gestione locale del tratto respiratorio, e quindi mi riferisco ad esempio all'N-acetilcisteina, mi riferisco di nuovo agli antinfiammatori, ad alcuni farmaci che hanno un'attività antiasmatica, e mi riferisco poi ad alcuni altri farmaci che hanno un potere antinfiammatorio superiore agli antinfiammatori che sarebbero la comune aspirina, sull'aspirina farò un brevissimo focus, che sono i cortisonici. Perché l'aspirina? Perché l'aspirina è un farmaco antinfiammatorio, antipiretico e ha anche un bel potere di, come dire, fluidificare, anche se il termine non è corretto. Sappiamo che nelle fasi finali della malattia, se evolve, c'è un problema proprio di coagulazione, di ipercoagulazione. Secondo alcuni autori, l'utilizzo dell'aspirina per gestire le fasi iniziali potrebbe predisporre un terreno meno fertile perché si sviluppino questi sintomi. Quando e come usare questi farmaci? È fondamentale che debbano essere usati in concerto col medico curante, perché il medico che sulla base della sua esperienza clinica, secondo scienza e coscienza, come tante volte abbiamo sentito dire, sulla base della lettura dei sintomi del paziente, decide quando, come e quale farmaco dare. Quindi noi non vogliamo assolutamente sostituirci a questa regola aurea della medicina. Quello che possiamo aggiungere è che la popolazione studentesca Urbinate può avvalersi di una serie di strumenti che l'ERDIS, cioè l'Ente per il Diritto allo Studio, l'Università e la Città di Urbino gli mettono a disposizione. L'ERDIS ha una convenzione con i medici di medicina territoriale per gestire queste fasi della malattia, che si gestiscono con successo quando la medicina territoriale appunto è efficace. Ce lo dice l'esperienza delle singole regioni: quelle che avevano un bel servizio territoriale hanno resistito meglio di quelle che non lo avevano. E poi la città di Urbino ha una caratteristica tra le sedi universitarie. L'ospedale di Urbino, che è un ospedale di rete, quindi un ospedale, come dire, di una certa rilevanza, ha una taratura per quello che riguarda le sue capacità di assistere possibili pazienti e utenti che è già tarata sulla popolazione studentesca. E quindi questo, come dire, un elemento di rassicurazione per chi ha deciso di tornare qua in sede e vivere a pieno l'esperienza universitaria e cittadina. Ecco, concluderei con il professor Magnani, chiedendo a lui, credo che sia d'obbligo in un qualche modo, di darci un po' il quadro generale sulla situazione vaccino anti-SARS-CoV-2, cioè a che punto siamo, le tempistiche che si danno sono corrette e se si dà proprio due indicazioni molto semplici di come sono, come dire, strutturati questi vaccini. L'area dei vaccini nel caso di questa pandemia è praticamente il maggior sforzo che l'industria farmaceutica, la ricerca, abbia mai fatto per qualsiasi altra patologia. Non si è mai visto tanta ricerca motivata per trovare una soluzione
questa condizione e non si sono mai viste tante case farmaceutiche che contemporaneamente investissero su uno stesso obiettivo, cioè quello di trovare in tempi rapidi un vaccino. Oggi ce ne sono oltre 250 in sviluppo, di questi 250 più di 40 sono in fase clinica, cioè sono in sperimentazione sull'uomo. Le fasi cliniche non sono una, sono appunto al plurale, sono almeno tre. Le prime servono soprattutto per documentare la safety di questi farmaci, questi vaccini che sono in sviluppo. L'ultima serve per documentare l'efficacia su grandi numeri. E anche qua i criteri con i quali queste sperimentazioni sono state approvate sono stati criteri nuovi, non convenzionali, perché sono state permesse delle sperimentazioni che in altre condizioni e per altri approcci non sarebbero state approvate da parte delle autorità regolatorie. Parlo di quella europea, l'EMA, di quella americana, l'FDA, ma anche di altre agenzie regolatorie. Che cosa ci aspettiamo? Che quelli più avanzati tra qualche mese possano produrre dei risultati importanti su queste fasi 3. Produrre, chiudere un trial sulla fase 3 non significa avere un vaccino approvato, significa avere le informazioni necessarie per arrivare ad una autorizzazione all'immissione in commercio. E dal punto di vista pratico, di nuovo, sottolineo che questo non è un automatismo, perché ancora non è certo quali saranno i criteri per l'approvazione di un vaccino, e cioè è sufficiente che protegga il 50% delle persone vaccinate, oppure dobbiamo ottenere una protezione di almeno il 70%, come vorremmo, di un 80%. Quindi le autorità regolatorie dovranno definire anche molti di questi aspetti. L'altra informazione estremamente importante è che, di nuovo, in questo sforzo scientifico e tecnologico e di investimenti anche, per la prima volta sono sperimentati dei vaccini totalmente innovativi. Sono delle sperimentazioni, e tra queste quelle più avanzate, che non erano ad oggi mai state usate per produrre un vaccino. Degli approcci biotecnologici che riguardano la possibilità di usare gli acidi nucleici di questo virus, o ancora delle proteine, alcune proteine di questo virus, oppure gli acidi nucleici veicolati da altri virus, oppure veicolati da nanoparticelle, oppure combinati tra di loro. Ecco, tutto questo è un salto anche tecnologico incredibile, che oltre, come speriamo, portarci ad avere uno o più vaccini, auspicabilmente più di uno, servirà anche, sarà la base anche per lo sviluppo di altri agenti terapeutici. Infine volevo fare un cenno a quelli che sono i farmaci biologici. Prima abbiamo sentito da Piero dei farmaci che chiamiamoli small chemical entity, quelli a base chimica, quelli che siamo, con i quali siamo più familiari. In realtà anche i farmaci biologici hanno un'altra area importante di impiego e in questa patologia in molti casi probabilmente saranno quelli che prima forse anche dei vaccini potranno contribuire a salvare ulteriori vite umane. Tra questi farmaci biologici, oltre a quelli già esistenti che comunque hanno un ruolo, ci sono quelli che abbiamo imparato a conoscere come anticorpi. Gli anticorpi sono tutti gli effetti dei farmaci biologici, sono sviluppati per inattivare il virus, cioè per impedire che il virus continua, prosegua l'infezione, possono essere usati nel paziente sintomatico, non necessariamente per prevenzione come nel caso dei vaccini, ma ai fini di terapia. E di nuovo anche qua un altro salto importante sia di tecnologia che di competizione tra le aziende che di investimenti in tutto questo settore. Grazie, e a questo punto la nostra chiacchierata è arrivata a conclusione. La speranza è che molte delle curiosità possano essere soddisfatte, che si siano
introdotti elementi conoscitivi importanti per raggiungere quello che abbiamo declinato come obiettivo principale di questa discussione, cioè fornire quegli elementi conoscitivi per avere un comportamento responsabile nei confronti di se stessi e nei confronti degli altri. Poi concludo ricordando a tutti che nel sito del nostro Ateneo ci sono tante informazioni che potete reperire, e comunque sono certo che tutti i colleghi, che ringrazio, possano anche rendersi disponibili laddove qualcuno avesse domande specifiche da farle. Grazie a tutti dell'ascolto e buona fortuna.